Ragazzi, scusate, ritrovati nel mio canale, bentornati signori nel secondo episodio di Days Gone. Oggi alle 14 ho pubblicato il primo, spero che sia andato bene ragazzi. Sono di nuovo qua che dobbiamo andare a cercare aiuto. Continuiamo la partita. Dico la verità ragazzi, sto registrando dopo un paio d'ore che ho fatto il primo. Non vedevo l'ora di tornare a registrarlo ed era un po'. Ragazzi, che non capitava sta roba. Quindi cercate di approfittarne anche voi che vi amate i miei let's play per supportarmi, ragazzi, davvero. L'unica pecca di sto gioco al momento che ho potuto constatare, ragazzi, sono i download qua, i caricamenti. Sono veramente infiniti. Infiniti, ragazzi. L'armadietto consente di accedere in qualunque momento a tutte le armi acquistate. Le armi recuperate sul campo non possono essere conservate al suo interno. Ok, secondaria. Ok, munizione massima speciale. Questo lo equipaggiamo. La balestra. Direi per operazioni furtive acquista maggiore versatilità dopo aver ottenuto un nuovo progetto per ridarti dei chiedi lunghi. Ok. Cazzo, usare il tuo braccio non migliorerà. Porca puttana. Devo trovare qualcosa per il suo braccio. Però ragazzi, a me sembra davvero molto difficile poter recuperare quel braccio non lì. Bastano mai. Creazione di dardi. In caso di necessità ricorda che puoi creare nuovi dardi dalla balestra. Le piante di cedro forniscono il legno, mentre le punte si compongono di rottami. C'è della categoria. Ok, quello che abbiamo già visto. Perfetto. Ma che diavolo. Boozer, sei sveglio? Cedi, che c'è? Ho appena visto qualcuno che girava intorno al rifugio. Cazzo, che intenzioni ha? Non ne ho idea. Provo a seguirlo per vedere se ce ne sono altri. Dico, chiudo. Ok. Sto in modalità furtiva. Attiva il binocolo e premi R2 per contrassegnare i nemici. Contrassegnare i nemici ti permette di seguire i loro movimenti. Nel caso dei nemici umani potrai conoscere anche il loro stato di allerta. Ok, qua ci sono piante di cedro. Quei randaggi che abbiamo visto i due sulla moto sono rintanati più avanti. Ok. Ma pensa, non sono messi male. Hanno una torretta, recinzioni e tutto. Non ci resta che fotterli. Molto interessante. Ahi. Appena cala il buio irrompiamo, uccidiamo quei bastardi e ci godiamo la casetta nuova. Beh, sai che saranno armati. Uno dei due sembra mezzo storpio, non sarà difficile. Sì, sarò io a fottere voi. Bravo, zio. Bravo, bomber. Ok. Come andiamo? Voilà. Il primo c'è. Cosa fa? Sì. Ah, ok. Molotov, disinfettante, tanta roba. Azz, quanti sono, raga? Sono i parecchi? Che arma primaria ho? Ora è mia. Ok. Premi per cambiare velocemente l'arma. Tieni premuto per cambiare velocemente l'arma speciale. Cazzo, dai, beh, subisco gli effetti della gravità. No, raga, pensavo ci dovesse tenere premuto. Vi dico la verità. Volevo fare tutto stealth. Naccia, Maron. Ok, finiti i colpi. Questo era l'ultimo. Mamma mia, ragazzi. Devono averci seguiti fin qui. Figli di puttana. Sta roba non mi sta piacendo moltissimo. Cioè, nel senso, no, che non mi sta piacendo. Ho trovato il loro campo. Solo dei randaggi che puntavano a occupare il nostro rifugio. Come dicevamo, è giunto il momento di progettare il nostro viaggio verso nord. Okay. Dobbiamo curare il tuo braccio prima di pensare a salire in sella. Raggiungo la mia moto, Deacon, chiudo. Di errante. L'ambulanza. Sicuramente mi dà delle scorte mediche. Ok, qui è dove l'abbiamo lasciata. È alloccata. Proviamo a spaccarla. Bravissimo. Anche se credo di essere al massimo, raga, con le scorte mediche. Ci voleva. No, non è vero. Kek. Ok. Keep going. Moto sparito. Imboscata? Ma
Marty! Dannato Copland! Ehi! Sei del campo di Copland? Che diavolo è la mia moto? Ehi, fermo! Che cazzo aspetta, succede? Non ho preso io la tua moto, lo giuro! Hai chiesto? Giuro che non ti ammazzo! Smettila di scappare, Gesù Cristo! Madonna di gore, ragazzi! Io non so niente! Ehi! Io sono la mia moto! Dai, però si deve fermare pure lui, raga. Oh, diavolo, sì che ti ammazzo. Boozer, ci sei? Sì, comunque è strano il doppiatore. No, gli uomini di coppia mi hanno anticipato. Ok. Concludo. Il problema è che in mezzo a me e lui ci sono tipo sempre... Ok, questo l'ho fatto fuori furtivamente, perfetto. A me non mi sta portando dove devo andare. Ma c'è te il vigore, oh. Ehi là? Sei tu? Un figlio di puttana mi ha rubato la moto! Io non ne so nulla. Devi parlarne con Manny. Ah. Manny Fresh, ok. Ok, sì, sto andando proprio da lui. Andaggi sulle montagne. Trova Manny. Là ci sono le taglie. Mercante. Ah, questo è il nostro campamento. Ma guarda un po'. Ehi, Manny. Ehi, è da un po' che non ti si vede. Forse ero troppo impegnato io. Testa bassa. Lavora se vuoi mangiare. Già, vita da accampati. Sì, vita da accampati. Avevo letto un libro, Lo Zen e l'arte della motocicletta. Lo conosci? All'epoca non avevo troppo tempo per i libri. Già, al mio negozio, a Fairway. L'ho fatto leggere a tutti gli smanettoni. Un bravo meccanico persegue la pace mentale, diceva. Lavora a stomaco vuoto, vedrai che concentrazione. Manny, sto cercando una moto. Sì? Oh, ehi, non vorrai mica quella. Perché no? Beh, l'hanno appena portata. Un coglione l'ha abbandonata in mezzo all'incubo, tutta arrugginita. È messa molto male. Chi la guidava non capiva un cazzo di moto. Ma dai. Sì, ti giuro, è stata spremuta parecchio. Intendo, abbiamo dovuto smontarla. Non aveva neanche la pompa della benzina e ci sarebbe servita. La pompa della benzina, come questa? Oh, ok. Come questa, Manny. Ok. Sai quando ho detto coglione? In realtà mi riferivo a quei coglioni che l'hanno portata qui senza neanche fissarla come si deve, lasciando che ballasse in giro da tutte le parti, lì dietro. Dick, una parola. Questo è il boss, eh? Sembra abbiate avuto problemi. I ripugnanti ci sono andati giù duro l'altra notte. È la seconda volta. Vedete, qua c'è tipo il mercante, là c'è il cacciatore d'Italia. Questo è il nostro campamento. Nell'incubo ognuno dice la sua. La cucina. La gente qui sa badare a se stessa. Cazzo, come Red Dead Redemption. Ho visto Leon l'altro giorno. Sì. Mi doveva dare una cosa. Ma davvero? Qui la gente soffre davvero molto, Dick. Oh, Leon. Tech mi ha detto che è sparito. Nessuno l'ha visto. Senti qua. Recupera il suo carico e portalo a me. A me, Dick. Se lo farai, beh, vedremo come aiutarti. La moto che i tuoi mi hanno rubato e poi fatto a pezzi. Riciclata, Dick, riciclata. D'accordo. Lo terrò a mente. Comunque, dal cappello. Cosa? No, questo. Non toccarmi mai Sta più. Sta calmo. Leon ne aveva uno uguale. Oh, giuro su Dio che... No. Vuoi fare affari nel mio accampamento? Fa qualche commissione per me. Crop! Merda. Ok. Comunque sono qui, che ti serve? Ora si ragiona.
Un gruppo di randaggi saccheggia i carichi di provviste. Sono nella torre radio a ovest del Monte Oliri. Quella non è zona tua? No, non lo è, ma posso occuparmene. Nero, certo. Boh. Ok, dobbiamo tornare da Manny. Mi hanno smontato la moto, raga. Ma mi pare. Cucina, campamento, le carni e le piante possono essere consegnate alle cucine delle campagne di la fiducia e crediti. Ciascuna tipologia di animale o pianta garantisce. Ah, ma ci sono pure gli animali. Le orecchie di Furioso possono essere consegnate ai cacciatori di tagli degli accampamenti per guadagnare le fiducia e crediti. Ciascuna tipologia di Furioso rilascia ricompense differenti. Ah. Ok, allora. Cazzo. Uno. Ma che uno? Soltanto uno. Ma d'accordo. Che? Venuto tutto, zii. Mercati di campi vendono armi, munizioni, scorte e materiali da creazione, ma per acquistarli dovrai accumulare crediti di fiducia. Incrementa il livello di fiducia per sbloccare nuovi oggetti. Le armi acquistate vengono trasferite automaticamente nell'armadietto. Ok, vediamo le scorte, munizioni, potenziamenti, ok, energia. Ehi, Dick. Aspetta, volevo chiederti scusa per prima, non lo sapevo, lo giuro. Hai la minima idea di quanto tempo abbia impiegato a mettere insieme quella moto? Era una moto da randaggio, Manny. Lo so. Mi farò perdonare, te lo giuro. Te ne ho preparata un'altra. E questa merda sarebbe una moto. Ok, non è... Senti, terrò gli occhi aperti, cercherò altri pezzi. Te li procuro io. Bravo, ti conviene. Ok, il mio osservatorio custom. Sai, il regalo della mia defunta moglie. Riuscirai a procurarmi anche quello? Cazzo, Dick, mi spiace. Togliti dalle palle. Mi sei cazzuto di craga. Andati sulle moto. Ok. 100%. Qua bisogna guadagnarsi la fiducia, ragazzi, eh. Basta adesso, c'ho la mappa. Loser, ci sei? Sì, Dick. Ehi, come andiamo? Il braccio? Come ho detto, mi riprenderò. D'accordo. Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero per recuperare bende, pomate, quello che... Sì, come vuoi. Io esco. Mica sta moto va lentissima, raga. User, no, hai ustioni di terzo grado. Resta lì, riposati, ok? Io rientrerò appena possibile. Sai, pensavo... Sta pure la benzina. No, cazzo, no. Cazzo. Non è vero. Sai, pensavo... Non so, potrebbe... Potrebbe essermi utile... Qualcosa contro il dolore. Sì, certo, okay. Magari vedo cosa riesco a trovare. Questo è il presidio della Nero. Devo trovare qualcosa di utile per il braccio di Boozer. Le armi a distanza non fanno. Ma mi ha schivato il... Ma mi sta schivando i colpi, raga. Figlio di puttana. Fangula assorta. Mori strunz. Minchia, mio macete sta andando a fanculo, raga. Oh, comunque bisogna stare attenti, perché comunque. Voilà. Sì. Cazzo, questo li attirerà verso di me. No. Stacca. Oh. Trase. Ok, mi sa che la devo andare sul coso, Ok, niente, via. Bottiglio. Sta zitto. Ok, vedete, devo sentirli questi cosi. Ok. La fa mock strength.
Ma è caduta su, è caduta davanti ai miei occhi. Ma il silenziatore non ce l'ho più? Cazzo, l'ho finito. E mo? Questi zombie, ragazzi, sono cattivi, perché ti entrano proprio, ti arrivano da ovunque. Okay. Ben sterili, ben sterili, dove terranno le scorte? Chiudi la porta, sì, bravo. Ben sterili. Ok. Come da ordini del medico. Ora non mi resta che tornare da Buso. E questo cos'è? Oh. Iniettore della nero. Iniettore della nero si chiama l'unità medica dei presidi nero. Usali per riportare in modo permanente energia, vigore o concentrazione. È una tecnologia nero. Una specie di... Vigore. Iniettore. Perché no? Ah, avete visto? Già mi sento meglio. Vigore incrementato del 25%. Tanta roba. Raga, il vigore è importantissimo, secondo me. Ma qua posso dormire. Qua c'è un altro armadietto, che possono essere ovunque. Ok. Medikit, per non sapere la gente scrive. Munizioni di pistola pure. Questo è morto. Ok. Tecnologia Ipca. Questo gioco è bello, raga, da portare in live, secondo me, eh. Cioè, ve lo godete bene. Infatti stasera vado in live, sicuro. Vado avanti. Ovviamente vi porterò un recap, eh. Ma se dormo, cosa succede? Dormire. Usi i letti presenti nella zona come bunker rifugio per dormire e accelerare lo scorrere del tempo. Alcune sfide, come le infestazioni, variano a seconda dell'orario. I letti non ti consigliano di salvare i progressi. Questo si ammazza così. User, dannazione, rispondi. Non rispondi. Cazzarola, Boozer. Si può uno strunz, eh. Questi tizi li conosci, perché sabotare Radio Friore con sempre. Cazzo è? O cane, una ciamaronna. Questi tizi li conosci, perché sabotare Radio Friore con sembra un attacco personale. Ovvio che è personale. No, raga, i lupi vivevano nel mio campo. Erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare. No, 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 forse è meglio andare via, raga. Andiamo via, andiamo via. Oh mio Dio. Porca vacca, raga, i lupi. No, 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 shit. Raga, i lupi vanno uccisi con... Dicendo qualcosa? Ovvio che è personale. Con macete, cioè con l'arma... nel mio campo. Ma cosa? Erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare... E secondo me vale anche un po', eh. Beh, magari sono come me, stanchi di ascoltare i tuoi deliri da complottista. Saint John, chiudo. Un'altra cosa. Prima di andarsene, sembra abbiano rubato alcuni fucili automatici e a pompa. Guardati le spalle. Ok, mi guarda. Grazie per la dritta. Faccio il possibile. Chiudo. Minchia, ragazzi, sti lupi bastardi erano cattivi, eh. Ehi, Boozer, ho trovato qualcosa per il braccio. Boozer. Boozer. Ehi. Ehi. Wow, 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 wow. Merda. Merda, Dick. Dovuto staccarti la testa. Senti, fammi vedere il braccio, ok? No, no, sto bene. Fammi dare un'occhiata. Ehi, ti ho detto di no. Grazie. Ok, Dick. Grazie, amico. Senti, mi rimetterò, ok? Andrà tutto bene. Schizzati via, 90%. Sai perché? Ancora devo capire. Mio fratello, l'obiettivo deve aiutare a sopravvivere. Ok.
Trova la campanella nascosta della torre radio. Libera la campanella. Cazzo! Ma sono stupido. Che forse avrei dovuto aspettarmelo di fare le cose nascosto, eh. Raga, comunque sparare in sto gioco è veramente difficile. Cazzo, 7 colpi. Sul serio? Oh, bello. Oh! Cazzo, è la mitraglietta! No, fra! Granato! Ce n'è uno sopra, sono finito, raga. Ok. Oh raga, la pistola comunque da vicino non è per nulla male, eh. Ok, bomba tubo. Mancano tre. Ok, altri due. Abbiamo un bel fucile d'assalto adesso. Così fatti inculare. Però non c'ho le munizioni. Trovato! Che cazzo stai, Dio? Oh! Ucciso. Oh! E mori? Ah, stupido! Quanta gente è. Raga! Ma dove cazzo erano questi? Ma siamo matti! Oh, ti va concentrazione, va. Bella questa cosa qua. Ok, questo deve essere il generatore. Ripara e poi devo salire, mi sa. Ok, dovremmo esserci. Ok. Dove andiamo? Attiva current. Sistemato. Ok. Gettala! E questa, mo? Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Brava, fuggi. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo. C'è un bunker sotterraneo da qualche parte qua, raga, eh? Che sicuramente mi darà un botto di roba. Eccola. Eccolo qua. Devo scendere qui. Sei sicuro, zio, di dover scendere qua? Tre? Avvicina una scala e scende automaticamente, ok? Posso la mettere anche quella veloce, come fanno in tutti i videogame. Ispezione del bunker. Qua non c'è un cazzo. Qua c'è della roba. E cosa ma c'è? Guarda, una mappa. Una mappa? Ho trovato la mappa del gioco. Missione completato. Cacciatore di... Crea progetto sbloccato, cacciatore di accampamenti. Massa chiodata. I presenti appena ottenuti e quelli realizzabili sono iniziati nella minuta di sopravvivenza. Dick, ci sei? Forse non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo qualcosa da lì. Che sbarrata. Ok, ci siamo pure curati. Forse potevo evitare di usare un medikit, visto che comunque c'è il riposino, mi facevo un bel riposino. Avete visto, ragazzi? Allora i bunker sono importanti per quello che dobbiamo conquistare gli accampamenti. Ehi, hey Dick, stai bene? Sembri diverso dal solito. No, non è niente, solo mi sono lasciato sorprendere da una randagia. Per fortuna aveva esaurito le munizioni. L'hai lasciata andare, vero? Ok. Sì, l'ho lasciata andare. Buongiorno, Dick.
E il tuo codice d'onore ti farà ammazzare. Minchia, volevo... Di qualcosa si deve morire, no? Importa cosa? O sei cattivo? Adesso mi fa usare binocolo, guarda. Scalata. Allora, vediamo che accidenti ha sentito Buse. È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Ok. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Buse, devi guarire c'è il braccio, un così potrà mandarcene da qui. Penso io a loro. Ma il diavolo, è solo che stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Tu vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Ok. Andiamo ragazzi, poi ci salutiamo, dai. Andiamo a vedere chi c'è sulla montagna, ok? Ok. Robe di motore. Devo aiutare Boozer a sopravvivere, continuare sempre questo obiettivo qua. Anzi ragazzi, sapete cosa vi dico? Vi saluto, così vi lascio un po' di cliffhanger. Vedremo chi ci sarà sulla montagna domani alle 14, ragazzi. Poi dopo ci sarà un episodio stasera alle 18 probabilmente. Qui da Gabory Square, un salutone. Bella raga.